Панове, їх високоповажності, президент України Володимир Зеленський, голова Ради міністрів Італійської республіки Маріо Драгі, президент Румунії Клаус Йоганніс, президент Французької республіки Еммануель Макрон та федеральний канцлер Федеративної республіки Німеччина Олаф Шольц. Заява президента України. Доброго дня, шановні присутні, пані та панове. Я радий сьогодні. Buongiorno. Signori e signori, sono lieto oggi ad accogliere in Ucraina Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana Mario Draghi, Cancelliere federale della Germania Olaf Scholz, Presidente della Francia Emmanuel Macron, Presidente della Romania Klaus Johannes. Cari amici, apprezziamo che siate oggi con noi, proprio oggi, alla vigilia di importanti eventi internazionali per tutti noi, per l'Europa. Sono molto grato che questa visita ha avuto luogo, ha iniziato con la vostra visita in Irpin per vedere che cosa hanno fatto gli occupanti russi nel nostro Stato. Questa visita di quattro leader a Kiev e le nostre trattative hanno dimostrato che la nostra forza è l'arma più efficace che sarebbe la nostra unità, unità da cui dipende tutto l'altro. Quando voi siete arrivati nella stazione ferroviaria a Kiev, è suonata sirene antiaeree, anche adesso suonata sirene antiaeree, questa praticamente in gran parte delle regioni del nostro Stato. E questo praticamente dimostra che la Russia non sceglie quando e a chi minacciare, non sceglie a chi dare la sicurezza in Europa. L'aggressione russa contro l'Ucraina, questa è l'aggressione contro tutta l'Europa unita, contro ciascuno di noi, contro i nostri valori comuni. E questo adesso ucraini stanno praticamente sono in prima linea nella lotta per la sua libertà. Всім присутнім партнерам за відповідні кроки, які були погоджені сьогодні. E noi abbiamo discusso oggi, abbiamo capito oggi l'un l'altro. Abbiamo praticamente parlato sulla nostra difesa, sono grato ai passi che sono stati compiuti oggi. Abbiamo parlato sull'importanza, sull'ulteriore aumento coordinato della pressione delle sanzioni sulla Russia e politico chaos in Ucraina. Abbiamo parlato sulle possibilità di contrastare la crisi alimentare provocata dalla Russia, dobbiamo fare tutto possibile per non avere, non far realizzare gli scopi della Russia di praticamente infliggere la fame e il caos politico nei paesi dell'Africa e dell'Asia che sono rimasti senza alimentari, diciamo senza alimenti dell'Ucraina. Abbiamo parlato sulle sanzioni sulla Russia, abbiamo parlato sul futuro dell'Europa e sull'integrazione europea del nostro Stato. Ho parlato, ho informato i nostri partner sulla situazione attuale in prima linea, sulla difesa eroica in Donbass, situazione nella zona di Kharkiv e nel sud del nostro paese. Abbiamo parlato sui attacchi missilistici, adesso la quantità dei missili russi utilizzati contro la Russia solo in questo mese era circa 3.000. Gran parte di questi missili erano diretti contro oggetti civili. Ho parlato sulle necessità dell'Ucraina per le armi, potenti armi moderni, e ci serve grande aiuto. Allora ogni arma sono le vite umane salvate, ogni proroga, ogni
praticamente la decisione rimandata, questa possibilità, aumento della possibilità dei paramilitari russi di uccidere ucraini e distruggere le nostre città. Abbiamo parlato sui sforzi diplomatici che le parti devono compiere per arrivare alla pace. Tutti vedono che praticamente l'ostacolo principale sarebbe non volontà della Russia per le trattative reali e le azioni reali che devono condurre alla pace. La Russia non vuole la pace. E proprio qua, quando stiamo qua nel palazzo di Mariinsky, l'esercito russo continua loro avanzata nel Donbass, rafforzano loro esercito nella zona di Kharkiv, anche al sud dell'Ucraina. Gentili signori e signori, il scopo della Russia in questa guerra è rovinare l'Ucraina e rovinare l'Europa in totale. La Russia vuole dimostrare che l'Unione Europea non è efficace e i valori europei non possono funzionare per difendere la libertà. Bisogna arrivare alla posizione comune verso l'appoggio della nostra integrazione all'UE. La storia europea ha dimostrato la risposta positiva dell'UE per le richieste dell'Ucraina. Lo status del candidato per l'integrazione all'UE per l'Ucraina può ovviamente rafforzare la libertà in Europa e diventare uno dei diventare una decisione principale, la più importante della primi tre decenni del XXI secolo. Io credo che questo sarà un nostro successo comune. Ovviamente noi capiamo che la strada verso l'Unione Europea è una strada, è una via, non è un passo solo, però questa strada deve avere un inizio. Allora noi siamo pronti a lavorare così che il nostro Stato si trasformi nel membro dell'Unione Europea. Gli ucraini sono pronti a rimettersi andare avanti su questa strada per ricevere lo status del candidato. Abbiamo tutti visto i sondaggi che confermano che la gran parte della popolazione europea appoggia l'integrazione europea dell'Ucraina. Abbiamo il livello dell'appoggio molto alto per l'integrazione europea e anche appoggiato questa strada, anche appoggiato dal popolo ucraino. Abbiamo parlato sulle nuove sanzioni dell'Unione Europea che servono per arrivare alla pace. Il sesto pacchetto deve essere concordato il più presto possibile. Abbiamo parlato sulle questioni del ristabilimento, del ripristino e ricostruzione dell'Ucraina dopo la guerra. Stiamo aspettando che la Russia possa ricompensare tutti i danni che sono stati inflitti da parte della Russia. Abbiamo parlato anche come fermare la crisi globale alimentare. L'Ucraina farà tutto possibile per sbloccare i porti marittimi, però questo blocco deve essere fermato da quello che l'ha fatto, cioè la flotta russa, grazie per la Romania, per il transito sul Danubio degli alimenti ucraini. Sono sicuro che questa visita entrerà nella storia. Grazie per la trattativa, grazie per le vostre decisioni e grazie per la vostra attenzione. Il presidente della Romania, Klaus Iohannis, sono venuti in Ucraina per offrire il loro sostegno condizionato al presidente Zelensky e al popolo ucraino. Un popolo che si è fatto esercito per respingere l'aggressione della Russia, per vivere in libertà. L'Unione Europea ha dimostrato e dimostra oggi una straordinaria unità nel sostenere l'Ucraina in ogni modo, così come è stato chiesto dal presidente Zelensky. Lo hanno fatto i governi degli Stati membri, lo hanno fatto i loro parlamenti,
lo hanno fatto i loro cittadini. Voglio ricordare a questo proposito la grande solidarietà mostrata dagli italiani, da tutti gli europei, che hanno accolto nelle loro case coloro che scappavano dai bombardamenti nel loro paese, l'Ucraina. La visita di oggi, insieme a quella di tanti altri leader europei venuti a Kiev nelle scorse settimane, conferma inequivocabilmente il nostro sostegno, quello dell'Europa e quello dei nostri alleati. A questo proposito, voglio dire però oggi che il messaggio più importante della nostra visita è che l'Italia vuole l'Ucraina nell'Unione Europea e vuole che l'Ucraina abbia lo status di candidato e sosterrà questa posizione nel prossimo Consiglio Europeo. Il Presidente Zelensky, come ha appena detto, naturalmente comprende che la strada da candidato a membro è una strada, non è un punto, è una strada che dovrà vedere le riforme profonde della società ucraina. Siamo a un momento di svolta nella nostra storia. Il popolo ucraino difende ogni giorno i valori di democrazia e libertà che sono alla base del progetto europeo, del nostro progetto. Non possiamo indugiare, ritardare questo processo. Dobbiamo creare una comunità di pace, di prosperità e di diritti che unisca a Kiev, a Roma, a Parigi, a Berlino e a tutti gli altri paesi che condividono questo progetto. Le atrocità commesse in questa guerra testimoniano con terribile chiarezza quanto questo progetto sia essenziale. Oggi ho visitato Irpin, un luogo di massacri compiuti dall'esercito russo. Sono fatti terribili che turbano nel profondo e che condanniamo senza esitazioni. Diamo il nostro completo sostegno alle indagini degli organismi internazionali sui crimini di guerra. Ma oggi, sentendo la spiegazione di colui che ci ha accompagnato a vedere il risultato di questi bombardamenti, ho sentito orrore, ma ho sentito anche speranza, speranza per la ricostruzione, speranza per il futuro, e noi oggi siamo qui per questo, per aiutare l'Ucraina a costruire il suo futuro. Vogliamo che si fermino le atrocità e vogliamo la pace. Ma l'Ucraina deve difendersi se vogliamo la pace, e sarà l'Ucraina a scegliere la pace che vuole. Qualsiasi soluzione diplomatica non può prescindere dalla volontà di Kiev, da quello che ritiene accettabile per il suo popolo. Soltanto così possiamo costruire una pace che sia giusta e duratura. Dobbiamo anche sbloccare i milioni di tonnellate di grano che sono bloccati nei porti del Mar Nero. Ci sono due settimane per sminare i porti, il raccolto arriverà alla fine di settembre, è una serie di scadenze che diventano sempre più urgenti. Sono scadenze che ci avvicinano regolarmente, inesorabilmente, al dramma. Per farlo, per superare questo terribile, per evitare questo terribile evento, occorre creare con la massima urgenza dei corridoi sicuri per il trasporto del grano. Perché la crisi umanitaria in Ucraina non deve trasformarsi in una catastrofe mondiale. L'unico modo di procedere è avere una risoluzione delle Nazioni Unite che regoli la creazione dei corridoi nel Mar Nero. La Russia finora l'ha rifiutata. Questo è il momento dell'Europa. Dobbiamo raccogliere le sfide che abbiamo davanti a noi con coraggio, con lo stesso coraggio che ha dimostrato il Presidente Zelensky.
con determinazione, con unità. Lo dobbiamo agli ucraini, ma lo dobbiamo agli europei. Grazie. Zajava, Presidente Rumunii. Dear President Zelensky, dear President Macron, dear Chancellor Scholz, dear Prime Minister Draghi, it is a pleasure for me to join my European colleagues today in Kiev for this crucial visit. Our joint demarche reaffirms our unity and solid commitment to continue supporting Ukraine. Romania as a reliable neighbor, sì, noi comunque stiamo testimoniando la nostra fidelità all'interesse dell'Ucraina. Romania rappresenta un membro fidele all'Unione Europea e esprime la sua solidarietà con il popolo ucraino. Della stessa maniera noi mettiamo la nostra condoglianza, presentiamo la nostra condoglianza per le vite perdute, per gli ospedali e le scuole distrutte, anche i monumenti storici rovinati in questa guerra, in questo attacco brutale, aggressione brutale. Noi a livello europeo e transatlantico restiamo fermi nella nostra lotta per l'indipendenza e integrità degli Stati, non provocato, non motivata e non giustificata di niente aggressione, non doveva essere e dobbiamo fermarla. Io sono stato colpito da tutto ciò che abbiamo potuto vedere oggi a Irpin. Le perdite umane e rovinazioni causate dall'esercito russo. Noi sosteniamo tutte le indagini attraverso anche il sistema giudiziale internazionale in nome di superare questa minaccia esistenziale. E stiamo partecipando nella ricerca dell'approccio sistematico a opporsi, a far fronte a questa aggressione. E siamo pronti di dare una mano nella restaurazione, nella ricostruzione dell'Ucraina, le sue città distrutte. Romania appoggia l'Ucraina. The government and people of Romania came together like never before to help more than allo Stato e ai suoi cittadini che ora sono rifugiati anche sul territorio nostro. Women and children. We provide principalmente le donne e i minori di età che attraversarono confine tra Ucraina e Romania e sono ospitati da noi oggi. While around 3,000 jobs have been found in my country. Beyond government measures, we have 3.000 posti di lavoro abbiamo creato per i rifugiati ucraini. Più di 2.000 bimbi sono venuti a studiare nelle scuole in Romania. Stiamo facendo tutto per appoggiare l'Ucraina e l'Ucraina può contare con il governo di Romania e il nostro popolo quanto li serve. A Suceava funziona il centro di assistenza umanitaria. We are now at the point when we witness Russia adding yet another blackmail instrument. I 40 spedizioni umanitarie sono state riammandate dalla Romania in Ucraina. In quanto al problema con i cereali, risulta che questo argomento è diventato un altro tipo di armi per la Russia, e che lo usa in modo brutale e drastico come questo, per evitare la crisi di alimentazione
Abbiamo messo a disposizione di trasporto di cereali tutte le nostre capacità attraverso Costanza al nostro porto marittimo di Mar Nero, ma anche i porti fluviali di Danubio. Oggi Costanza sta assicurando più di 1 milione di tonnellate di cereali e stiamo lavorando anche partecipando facilitare il passaggio attraverso il confine terrestre dei trasporti che portano sei cereali. Esiste questa coalizione, questa alleanza dove chiamiamo a partecipare tutti chi vuole facilitare e rendere possibile il trasporto con il Mar Nero. Siamo d'accordo tutti che l'Unione Europea deve giocare un ruolo importante nella costruzione e ricostruzione in Ucraina dopo guerra. Abbiamo ora un viraggio definitivo, un momento chiave nella storia di Europa. È il momento della presa di decisioni strategiche e della visione strategica della via europea, che deve essere unica e condivisa. Al Consiglio d'Europa our capacity to project si stava discutendo l'entrata dei candidati alla composizione dell'Unione Europea da parte di Romania. Lo riteniamo ad essere un rinforzo anche di Unione Europea in generale e della nostra posizione Mr. President, in questa unione unanime. Dear friends, signor Presidente we Zelensky, are here together because we know stimati amici, noi ci siamo riuniti qui perché sappiamo perfettamente che è il nostro obbligo, di agire e la nostra possibilità consiste nel non perdere questa occasione di aiutare i nostri amici ucraini di guadagnare il nuovo futuro. Merci beaucoup. Monsieur le Président, cher Vladimir, chers amis, signor Presidente, chers collègues, mesdames et messieurs. Egregi amici, signore e signori, io vorrei ringraziare prima di tutto il Presidente Zelensky e la sua persona, tutto il popolo ucraino che lui ci sta accogliendo oggi e la nostra presenza comune a Kiev in quattro. A questo modo stiamo testimoniando la fraternità e il saluto di tutti i popoli europei al popolo ucraino in questa lotta che suscita solo la nostra stima ma richiede gran sostegno. Signor Presidente, lei questo appoggio e sostegno ce l'ha. L'Ucraina può contare con noi. L'Europa dai primi giorni di questa guerra ha preso la parte dell'Ucraina sovrana e libera, alla difesa dei principi elencati nella Carta della ONU, contrastando alla Russia che si stava autoaffirmandoci in modo più brutale possibile. Questa scelta di aggressione brutale contro il paese sovrano noi mai nella vita non lo accettiamo. L'assistenza in massa umanitaria e militare che ognuno dei nostri paesi e tutta l'Unione Europea che sta prestando all'Ucraina ci permette di dire che stiamo ombro all'ombro con l'Ucraina nella difesa di sua integrità territoriale e indipendenza. Questo è il nostro obiettivo, altro obiettivo.
non l'abbiamo e questo obiettivo deve essere raggiunto. Noi vediamo oggi che sulla terra ucraina il primo messaggio che si risolve il problema o il compito della difesa europea in generale. Io vi voglio dire che l'Europa vi sta al fianco, insieme fino alla vittoria. Ucraina libera, indipendente, pacifica e serena. Oggi già stiamo discutendo alcune conseguenze e fabbisogni con il signor Zelensky di carattere umanitario, economico e militare. E senz'altro la Francia già oggi e ulteriormente presta sta prestando ed è pronta a rispondere a questo appello. Noi dobbiamo rafforzare sui sistemi South Cesar, ad esempio, il nostro aiuto militare, sistemi che aiuteranno a difendersi meglio dall'attacco russo sulla terra ucraina. Dai primi giorni Francia era intervenuta con l'iniziativa di mandare in Ucraina gli esperti specializzati per l'indagine dei crimini militari. E nous allons aussi poursuivre et renforcer notre action pour que les crimes de guerre commis sur le sol ucraino, dont le monde entier a été le témoin, ne restent pas impunis. Et pour que la fourniture di nuovi sistemi. La France a très rapidement envoyé sur les lieux de ces massacres une équipe de spécialistes pour contribuer à la collecte de preuves et permettre à la justice de suivre son cours. J'ai annoncé tout à l'heure au président Zelensky la fourniture prochaine d'un laboratoire mobile d'analyse ADN qui apportera une aide importante dans ce difficile travail. Di crimini militari per analisi di DNA. Questo rappresenterà uno strumento importante e noi sosteniamo gli sforzi della Corte Penale Internazionale per fare la lumière sulle atrocità imperdonabili commise in Ucraina. Diamo la nostra assistenza supplementare per rendere possibile il lavoro svolto dal tribunale internazionale criminale per portare tutta questa indagine e procedimento giudiziale fino alla fine. E sicurezza, questione di sicurezza è danneggiata moltissimo questo argomento. Nous appelons donc solennellement ensemble dal comportamento della Russia e noi da Kiev stiamo chiamando o lanciando un appello alla Russia de lever le blocus des ports permettere par la marine russe l'esportazione del grano ucraino per l'Ucraina togliendo il blocco dei porti ucraini. Nous avons ensemble confirmé notre soutien à l'initiative du secrétaire général des Nations Unies, notre disponibilité à aider complètement à sa mise en œuvre, comme l'a rappelé mon collègue italien à l'instant. Il faut pour cela une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies su questo contesto e noi manteniamo. J'espère qu'elle changera rapidement d'avis. Noi proviamo la risoluzione della ONU in quanto a sblocco dei porti ucraini e io vorrei ringraziare Presidente Ioannis la sua iniziativa parallela e comunque diamo benvenuto a tutte le iniziative su questo campo. E più insieme abbiamo confermato oggi non solo verbalmente ma vogliamo confermarlo con delle azioni che l'Ucraina già fa parte della famiglia europea. La fragilità della pace. E noi europei ce ne rendiamo conto perfettamente e siamo consapevoli dello fragile che è diventato il mondo. Forse per la prima volta dopo la Seconda Guerra Mondiale ci è venuta questa consapevolezza. Dans cette perspective européenne. Per davvero questa guerra
dovrà cambiare il trascorso della storia di Europa e cambiare l'Europa stessa. La Commissione Europea userà il quadro della al vertice di Versailles il 27 dobbiamo mandare un segnale importante e la Commissione Europea interviene domani con la conclusione e tra una settimana il Consiglio europeo che dovrà prendere decisione definitiva. Noi appoggiamo lo status, sollecitazione all'Ucraina dello status del candidato all'Unione Europea. Nous aurons dans les prochains jours à bâtir ensemble l'unanimité dei 27. Questo status permette comunque di svolgersi nel contesto della politica di vicinanza e può essere applicabile anche verso Moldova. Rapide, attendu. Questo sarà comunque l'argomento del Consiglio europeo. Senz'altro l'entrata, fino all'entrata reale all'Unione Europea, ci deve passare il tempo, oggi questo cammino solo inizia, però già auxquels l'Ukraine a droit en matière de sécurité, d'énergie, de mobilité, de renforcement ci servono le nuove risposte. Parce que l'Ukraine partage nos valeurs démocratiques et appartient à notre espace continental. Le nuove reazioni in nome della sicurezza energetica e come l'Ucraina fa parte del nostro spazio continentale comune, noi vogliamo insieme all'Ucraina creare nuove platform et les combats qu'il faut mener piazzali pour elle. E piattaforme alors di collaborazione fra di noi. Son lot quotidien de mort et d'horreur. Oggi in Ucraina si svolge la guerra che ogni giorno porta delle vittime e sofferenze. Io lo stavo già convincendo al Presidente Zelensky delle nostre trattative. Noi faremo tutto il necessario per rendere l'Ucraina capace di scegliere il proprio destino. È proprio l'Ucraina che deciderà in quale momento l'Ucraina fermerà la guerra per mettersi al tavolo delle trattative e ogni volta quando io ho avuto trattative con Presidente Zelensky era la mia frase di sempre: Ucraina lo deciderà, Ucraina decide in quale condizioni, in quale modalità esce da guerra. E tutto in livrando il combat courageux che è il vostro oggi. Invece voi, Ucraina e Presidente Zelensky, avete fatto tutto il possibile difendendo questa pace e per il trionfo della prudenza, ma in queste condizioni tragiche, voglio citare in Ucraina, non è morta l'Ucraina, né gloria né volontà. E così sarà l'Ucraina libera perché la sua volontà e la sua gloria non è morta. Lieber Herr Präsident, ich möchte Ihnen zunächst einmal meine Hochachtung aussprechen. Die Ukraine befindet sich seit 113 Tagen in einem Kampf gegen Russland. Die Tapferkeit der Soldatinnen und Soldaten ist bewundernswert, wie die Ukrainerinnen und Ukrainer nel sich gegen die Russlands zur Wehr setzen. Come l'Ucraina sta lottando contro l'aggressione russa e qui io insieme al collega francese, al primo ministro d'Italia e di Romania lo voglio esprimere personalmente a lei. È assolutamente evidente che questa aggressione, invasione in Ucraina vuol dire cambio delle epoche, perché si sta per cambiare i confini di Europa e cambiare i principi della difesa
e sicurezza. Romania dai primi giorni ha preso parte dell'Ucraina e stiamo cercando ora di aiutarle possibilmente anche finanziariamente, accogliendo i rifugiati. C'è 135.000 bimbi ucraini che frequentano le scuole in Romania. In Germania, scusate. Lo faremo comunque ulteriormente quanto lo serve. Noi stiamo fornendo in Ucraina gli obici, i cannoni autopropulsanti e i sistemi installazioni IRIS che potranno proteggere le città, cittadine intere dall'attacco aereo. E ci siamo messi d'accordo sulla fornitura delle installazioni, sistemi missilistici. Signori, io e i miei colleghi siamo venuti in Ucraina con un messaggio ben chiaro, che Ucraina appartiene indiscutibilmente alla famiglia europea, famiglia dell'Unione Europea, come un passo su questa strada c'è lo status di candidato e lo parleremo prossimamente con 27 stati dell'Unione Europea. Io interverrò categoricamente per appoggiare questa posizione, questa sollecitazione, sollecitudine dell'Ucraina. E poi anche poi un'altra promessa l'abbiamo fatto ai paesi balcanici, che anche loro si trovano in questa strada, e noi comunque dovremo prendere le decisioni rispettive il prossimo tempo. Si tratta sempre del concetto dello Stato di diritto, e Stato di diritto deve essere il modello per tutti noi. E tanto per concludere voglio dire ciò che segue, che l'Unione Europea si deve preparare per questo svolgimento, per questo sviluppo, e preparare e provvedere le proprie strutture per renderlo possibile. Slava Ucraini. Німецька інформаційна агенція DPA. Якщо stand up please for us to see you. And the mic. Vielen Dank, Michael Fischer, Deutsche Presseagentur. Herr Bundeskanzler, Sie haben vor dieser Reise gesagt, dass Sie hier nicht herkommen für Fototermine, sondern über ganz konkrete Dinge reden wollen, ganz konkret Zusagen machen wollen. Sie haben das jetzt getan beim Thema Kandidatenstatus. Haben Sie auch beim Thema Waffenlieferung Zusagen gemacht? Da gibt es eine lange Wunschliste der Ukraine bis hin zu Kampfpanzern und Schützenpanzern. Haben Sie da Präsident Zelensky delle armi con grande elenco delle armi. Lei può promettere qualcosa di concreto al signor Zelensky? Oppure ecco la fiducia che c'è stata fra di voi è stata persa? O lei crede solo di poter accontentare il signor Zelensky con delle promesse? Sehen Sie oppure Deutschland jetzt als verlässlichen Partner und glauben Sie, dass der Bundeskanzler tatsächlich o mancanza di comprensione che c'è stata fra Ucraina e Germania, non ce ne sono più, sono tolte, e confermando che Germania anche vuole vittoria dell'Ucraina. Grazie di questa domanda. In questa lotta siamo
disponibile di mandare tutto il necessario, compreso anche fornitura delle armi che noi stiamo preparando ora i militari e formandoli per specializzare a poter lavorare con le armi di nuova generazione. E siamo disponibili di fornire anche sistemi missilistici e artiglieria. Дякую за запитання. Чи задоволений я нашою зустрічю? Це перша частина вашого запитання. Grazie per la domanda. Я задоволений нашою зустрічю, скажу відверто. Quindi я сьогодні dico in modo sincero. Сигнал підтримки нашої України це і об'єднання і приїзд. Grazie per questo segnale. È stato molto importante anche all'arrivo oggi di questi leader. Зустрічались і піднімали ті теми, про які ви вже всі прекрасно знаєте, про які я сказав у своїй промові. Я задоволений. Sono stato molto soddisfatto che la nostra unità, di cui parliamo tanto, io veramente oggi ho visto sul nostro tavolo delle trattative, ho visto questo appoggio, questo sostegno da parte anche della Germania, ho ascoltato questo sostegno da parte del presidente, dal cancelliere Olaf Scholz, e come avete chiesto, se io credo che il cancelliere voglia davvero che la guerra finisca, ovviamente sì, io ci credo, io lo vedo. Io l'ho visto quando la gente si riversava per le strade a Berlino e in altre città in Germania, che praticamente la gente era contraria all'aggressione russa. E allora io credo che con le forze, diciamo con gli sforzi, unendo gli sforzi, noi possiamo finire la guerra. Per noi è molto importante queste cose che ha detto oggi il cancelliere sul fornimento delle armi, dei sistemi antiaerei. Il cancelliere ci ha promesso che il sistema IRIS, perché vediamo appunto bombardamenti delle infrastrutture civili, che noi vediamo praticamente quotidianamente, vediamo da 10-12 bombardamenti missilistici russi, e quindi allora ci servono tanto i sistemi antiaerei, perché abbiamo il nostro Stato, cioè il grande territorio. E allora ci credo che appunto l'aiuto della Germania ci aiuterà tanto. Il canale ICTV Ucraina. Una domanda al signor Macron, al signor Scholz. E tutte le guerre finiscono con la pace. Lei, signor Macron, ha parlato che poi bisognerà parlare con Putin e bisogna salvare la faccia a Putin. Один із тих, хто був співавтором так званих мінських домовленостей, і він, очевидно, знає ціну мирних домовленостей із Росією. E conosciamo bene il valore, il vero valore degli accordi con la Russia. Мир і де ця червона лінія, де та межа, яку Росія має перетнути. Questa linea rossa che debba attraversare la Russia, così anche per arrivare alla pace. Merci pour votre question. Je pense que grazie per questa domanda. D'abord de manière très claire, nous sommes là pour Io credo che c'est ce que nous faisons au quotidien. Abbiamo espresso in modo molto chiaro che dobbiamo qua sostenere l'Ucraina, la posizione dell'Europa a partire dal primo giorno dell'aggressione, anche quando siamo arrivati qua in febbraio. Allora sia io e il signor Scholz siamo stati a Mosca e poi siamo stati a Kiev, e noi abbiamo voluto fermare in modo preventivo questo conflitto. La nostra posizione era sempre molto chiara.
come non avions jamais prise. Abbiamo sostenuto sempre l'Ucraina e il popolo ucraino. Abbiamo adottato le sanzioni veramente senza precedente. Abbiamo votato ormai 6 pacchetti, l'ultimo pacchetto appunto contiene anche l'embargo al petrolio, la lista degli oligarchi è stata veramente aumentata. Dall'inizio abbiamo voluto aiutare l'Ucraina a difendere la sua integrità territoriale, però noi dal primo giorno noi però non siamo entrati in guerra contro il popolo russo, come collettività non conduciamo la guerra contro il popolo russo. Ogni volta parlando con il presidente Zelensky, noi abbiamo continuato le trattative con il leader russo, però abbiamo sempre informato il presidente Zelensky sul contesto di queste trattative per avere le concessioni in diverse questioni, come ad esempio la sicurezza alimentare. Anche in questo contesto noi sempre manteniamo il canale di dialogo. Perché un giorno questo conflitto deve fermarsi. E qui dovranno essere le trattative. Però ho già accennato che le condizioni per queste trattative e anche per il formato comunque deve decidere l'Ucraina. Né Germania né Francia non saranno mai mediatori dietro le spalle dell'Ucraina e non esigeranno mai dall'Ucraina le concessioni, quindi questo non ci sarà mai. Noi siamo qui solamente per... Siamo qua per, come un mediatore, cioè essere mediatore esigente, cioè nel senso esigere, però non chiedere le concessioni. E ovviamente le condizioni saranno sempre poste dal presidente ucraino e dal popolo ucraino. Appunto queste sono le linee rosse che valgono per noi, di cui lei ha chiesto. Integrität und die Souveränität der Ukraine. Es geht darum, dass sie dem Wunsch folgen kann als Demokratie. Grazie per la domanda. Si tratta dell'integrità territoriale ucraina. Bisogna avere le forze antiaeree, questo senza dubbio, e solo l'Ucraina, solo il suo popolo, solo il suo Parlamento può decidere che cosa è importante per l'Ucraina. Noi possiamo soltanto trattare delle pace come lo comprende l'Ucraina. Questa è la stessa cosa ha detto il presidente della Francia. La Russia deve capire che non ha alcun diritto di chiedere questo cosa vuole. Questo non può esigere dall'Ucraina. E le condizioni russe e le richieste russe non possono essere soddisfatte. È proprio l'Ucraina a cui serve grande aiuto, anche aiuto militare, aiuto finanziario. È importante, che è necessario che la Russia richiami le sue truppe dall'Ucraina e che si sieda al tavolo delle trattative. Grazie. Mi rivolgo al presidente Draghi, ha detto oggi è una giornata storica, lo è, questa è un'immagine storica, ma concretamente. La domanda sullo status di candidato dell'Ucraina al presidente Draghi è abbastanza scontato perché lei l'ha sempre sostenuto. Semmai le chiedo come conta di convincere quelli che hanno ancora qualche dubbio. Ma le chiedo a lei e agli altri, che Europa sarà? Quando il presidente Zelensky, il 28esimo leader di questa Europa, potrà alzare il dito e bloccare decisioni di altri 27, o ci sarà un processo a partire da questa guerra, oltre tutti gli orrori, porterà anche la creazione di una vera comunità di democrazia in cui, al di là degli interessi nazionali, si sceglierà
una politica estera comune, una politica di difesa comune, una politica fiscale comune, una politica dell'immigrazione comune. E questa crescita quanto avrà la forza di realmente poi essere unite al di là delle immagini? Grazie. Grazie, grazie. La nostra presenza oggi è una manifestazione di unità, prima di tutto, e come tale è una manifestazione di quella forza che l'unità mostra. Oggi tutti noi abbiamo detto che siamo pronti a sostenere la causa dell'Ucraina come candidato nella prossima discussione al Consiglio europeo. Siamo anche consapevoli che questo è uno sviluppo storico per l'Europa, uno sviluppo che richiederà una riflessione profonda sulle regole del suo funzionamento e richiederà anche, come è stato detto dal cancelliere tedesco e dal presidente francese, una riflessione su tutti quei paesi, in particolare dei Balcani, che sono stati in una lista d'attesa che si è prolungata per tantissimi anni prima di poter arrivare ad aspirare ad essere membri dell'Unione Europea. Quindi sarà una riflessione molto importante, non è un'adesione come un'altra. Sarà una riflessione, come dicevo, sul funzionamento dell'Unione Europea. Ma il fatto che oggi siamo qui è già di per sé un evento straordinario. Noi siamo qui per aiutare l'Ucraina nella guerra, perché se l'Ucraina non si difende non c'è pace. Siamo qui per aiutare l'Ucraina nella pace, perché se una pace deve essere duratura, sostenibile, non può che essere l'Ucraina a scegliere quale pace vuole. L'abbiamo detto prima, è importante ribadirlo questo oggi, come notato dalle domande che sono state fatte. È importante ribadire che siamo uniti anche su questo. E siamo qui per aiutare l'Ucraina a costruire il suo futuro, non solo la sua candidatura a essere membro dell'Unione Europea, ma anche la ricostruzione. Perché, come ho detto, attraverso l'orrore della visita di oggi c'è il desiderio di futuro, c'è la speranza. Дякую. Антенна 3, будь ласка. Mr. President, Prime Minister, Chancellor, Sabrina Preda, I'm working on Antenna 3 Romania. President Iohannis, I want to ask you because yesterday I arrived for the third time here in Ukraine. I saw the line of 22 kilometers of trucks, towns of Syrians. What's the concrete solution that the authority of Romania can find to abbiamo visto le code di 20 chilometri lunghe delle merci, dell'aiuto umanitario, tutto quanto. Si può trovare soluzione a questo problema? È al Presidente Zelensky una domanda. Se lei di persona farà parte di quei meeting che si svolgeranno prossime settimane. Noi abbiamo visto le solite code di merci quando abbiamo attraversato il confine di Ucraina, al lato ucraino le stavamo vedendo. Io voglio dire che tutto questo ha avuto l'inizio così dello scambio acum câteva luni de zile, iar tranzitul mărfurilor care sosesc în România sau il transito attraverso Romania nu a fost foarte fin degli ultimi settimane non era mai talmente agitato. Però le condizioni che sono cambiate è venuto fuori più flusso dei trasporti
e quindi dobbiamo applicare gli altri nuovi meccanismi su quali stiamo lavorando. Io voglio dire che il transito dei cereali verso il porto di Costanza, ultimamente abbiamo avuto l'aumento di questo, la crescita di flusso di questo transito e più volte. Cale rutieră, pe Dunăre, pe cale ferată, este evident că e nevoie de investiții. Am discutat și astăzi cu președintele Zelenski aceste chestiuni și vom lucra în continuare. Mentre che abbiamo anche in parallelo il trasporto attraverso il Danubio e ferrovia, sì, dobbiamo elaborare quindi il meccanismo più efficace per far passare le merci. Io prima di tutto voglio aggiungere quelle parole che sono già dette sulla Romania, Klaus. Per davvero ci ha dato l'informazione assolutamente giusta che noi stiamo aumentando il transito dei nostri cereali e lo stiamo per aumentare due volte ancora, per cui i nostri ministeri corrispondenti che dovranno darsi da fare. Poi per secondo noi fin dall'inizio di questa guerra capiamo e ci rendiamo conto di quello che bisognerebbe fare e stiamo lavorando su, stiamo creando ora alcuni piazzali e doganali comuni con vari paesi stati limitrofi e questo sarà un inizio e un'iniziativa non male per aumentare la fluidità. E le altre cose anche ne parliamo e ne risolviamo poco a poco. Io ringrazio tutti i partecipanti. Io c'ho sull'altra domanda che io cercherò di partecipare di persona, non mi ricordo se siamo già invitati alla meeting dell'Unione Europea che dovrà prendere quella decisione storica, è la più importante e essenziale per noi dello status di candidato. Il nostro compito oggi di non permettere nessuno sotto la luna di scordare questa tragedia e questo problema di guerra che è talmente importante per tutti. E ultimissima domanda, per favore. Bonjour, Philippe Ricard pour Le Monde. Étant donné la substance de vos discussions, Monsieur Zelensky, notamment ce qui a été dit sur le statut de candidat, est-ce que vous considérez in quanto alle vostre trattative con Presidente Zelensky, che cosa è stato detto sullo status di candidato? Tutte quelle discussioni che sono state suscitate in quanto alla citata famosa di Presidente Macron per non umiliare la Russia o per non stuzzicare la Russia, io voglio domandare a Presidente Macron, lei è disposto ancora di continuare a parlare e chiacchierare con Putin oppure? Cioè io non sono sicuro che che il problema dei dialoghi tra il presidente, tra Macron, tra Macron e Putin, che dipende da me, quel colloquio, quel dialogo, noi veramente manteniamo contatti con il presidente Macron e noi con lui stiamo discutendo ogni tanto alcuni spiccioli, però io non sono sicuro solo che oggi come oggi c'è probabilità che il Presidente della Russia Federativa stia capace e pronto ad ascoltare qualsiasi cosa e in quanto alla presa decisioni
che quest'ordine che usa lui in questa sequenza di agire prima e poi parlarne e non è la via giusta per far fermare la guerra, quindi non so cosa si può aspettare da lui, da Putin e uno o l'altro leader nel mondo. Non so se riescono a convincere o costringere la Russia di fermare la guerra. Non so, io penso che soltanto tutti uniti riusciamo a farlo contro la Russia, l'aggressione della Russia federativa. Così mi sembra. Grazie. You had another question for me. I answered. Voi avete avuto un'altra domanda per me? Perché a me sembrava l'inizio della domanda che si rivolgeva al presidente Macron, no? No, la domanda ai suoi confronti, signor Zelensky, che la decisione che è stata annunciata oggi sul sostegno dello status di candidato può togliere in pratica discussione sulla frase di presidente Macron e non umiliare la Russia. No, un dialogo aperto con non sia attorno di quella frase lì, però in genere fra di noi con il presidente Macron c'è stata e secondo me il presidente Macron e tutti gli altri leader e Mario Draghi e cancelliere Scholz e i leader di Romania hanno appoggiato convintamente e apertamente l'aspirazione dell'Ucraina, come ha detto il cancelliere, tutto questo dipende dalla posizione unita di tutti i membri stati dell'Unione Europea, però le voci di oggi e i voti di oggi per me sono molto importanti, importanti per l'Ucraina. Che il Dio ci aiuti di raccogliere più voci, proprio l'unanimità. Grazie. Il n'y a pas matière aujourd'hui à ce que j'appelle le président Poutine, mais sur quelques sujets qui émergeraient, comme nous l'avons toujours fait, à la fois en transparence. Ho già risposto perché io continuo a parlare con Putin. Mi sa che l'ho risposto. Io volevo dire qualcosa su trasparenza di quello che viene fuori oggi, che noi dobbiamo mantenere un canale di comunicazione con la Russia federativa almeno per qualche argomento come quello di oggi, di trasporto e alimentazione. E io sono d'accordo completamente con l'analisi che ha presentato il presidente Zelensky, dicendo che quando si apre la finestra di possibilità, appena si apre, bisogna cogliere questa occasione. E io per il momento sì, confermo che questa possibilità forse non c'è. Però il canale esistente un santo giorno può diventare utile, è importante che resti aperto e noi sappiamo che questa discussione prima o poi dovrà aver luogo, dovrà svolgersi. E a chacun de mes échanges, proprio mi demandé obtient un échange diretto e praticamente da chi derivava la richiesta di parlare con Putin è stato presidente Zelensky. Io ogni volta lo stavo informando che ho intenzione di parlare con lui. Venivamo a conclusione che può essere utile per ambidue, per Francia e per l'Ucraina.